sì, è tutto vero, iPad Pro o iPad in generale non basta, ma prima di spiegarvi il perché lasciatemi prendere un attimino in mano il mio MacBook Pro per raccontarvi quello che è lo sponsor di questa piccola sezione del video di oggi, ossia PDF Element, che è già stato qua sul canale in diverse situazioni e che oggi pubblica sull'App Store del vostro Mac PDF Element 7, ossia un programma che vi consente di modificare, editare qualsiasi tipo di PDF aggiungendo delle vostre informazioni, delle foto, magari anche la vostra firma, il che secondo me può essere utile non solo da un punto di vista lavorativo, ma anche per chi, come nel mio caso, si ritrova ad avere slides in PDF o comunque appunti in PDF inviati direttamente dai professori e che potete andare ad integrare magari con altre informazioni presenti all'interno dei manuali per crearvi insomma degli appunti spettacolari. Ovviamente potete andare a cambiare il font, la grandezza insomma dei vari caratteri, tutte le immagini che ci sono e magari anche i colori, sottolineare tutto quello che vi serve, andando quindi a rendere un file PDF un vero e proprio Word, tanto per capirci, per farla proprio breve. E se vi dovesse interessare trovate il link qua sotto in descrizione per poterlo scaricare con addirittura il 40% di sconto. Fate voi. Io lo trovo molto interessante, soprattutto perché è una soluzione validissima rispetto al classico Adobe che tutti conosciamo, ma che costa decisamente di più. Tornando invece ad iPad Pro, vi spiego perché secondo me non è sufficiente. E questa è una novità, una chicca che ho scoperto nel corso di questi ultimi mesi, dovendo sfruttare qualsiasi mio dispositivo a casa, in casa, appunto perché eravamo costretti a stare chiusi nelle nostre quattro mura. Quindi bisognava lavorare da casa e anche frequentare l'università, perlomeno nel mio caso, totalmente dalla propria abitazione. E qui che ho scoperto le prime, tra virgolette, falle nell'avere un iPad come dispositivo principale, perché l'università ha deciso di usufruire di determinati programmi per il proctoring, ossia per il monitoraggio degli studenti durante la sessione degli esami, durante quindi quello che classicamente si chiamano le verifiche, no? Quello che noi chiamiamo esami orali o scritti, quindi sfruttando la webcam del nostro PC, del nostro dispositivo, per andare a vedere se stiamo spiando i nostri appunti, se siamo magari in presenza di qualcun altro nella stanza, insomma, in cui stiamo facendo l'esame, evitare quindi di copiare, ok? Ed il problema è che tutti questi programmi qua di proctoring non sono assolutamente disponibili ad oggi su dispositivi mobili, quindi no smartphone, no tablet, no iPad. E se io non avessi avuto un computer fisso o portatile che sia con me, non avrei potuto sostenere i miei esami utilizzando solamente l'iPad, il che è veramente tristissimo, ragazzi, perché è veramente allo stesso tempo pericoloso. Quindi mi raccomando, sappiate che se insomma lo volete acquistare, se siete degli studenti, state ben attenti perché potreste incorrere in eventuali problematiche che è meglio evitare. Ah, e inoltre, se foste degli studenti, vi consiglio di guardare qua sotto in descrizione perché potete iscrivervi ad Amazon Prime a metà prezzo ed avere anche un bonus di 10 euro per fare qualsiasi acquisto su Amazon, perché c'è questa offertuccia interessante per gli studenti che io sinceramente mi sentirei di sfruttare al massimo. In secondo luogo, se volete utilizzare questo iPad Pro o comunque qualsiasi iPad anche da un punto di vista lavorativo, è sicuramente un'ottima macchina, però tenete bene presente che perlomeno nel mio caso, ad oggi di nuovo, se necessitavo di condividere il display, per dire, del mio iPad, no? Con qualche collaboratore in team, quindi in conferenza, diciamo così, sulle classiche piattaforme di calling, ok? Non potevo farlo, sia che si tratti di Google che per quanto riguarda Skype, eccetera, eccetera. E questo insomma è un po' una pecca, perché se necessitate di un prodotto di questo tipo qua per tutti questi aspetti che vi sto dicendo, capite bene che non è sufficiente, non tanto perché non sia un prodotto potente, anzi considerate che i MacBook che usciranno entro la fine dell'anno, comunque il prossimo anno, avranno come chip interno quello insomma presente già in questo iPad. Per cui non è questione di potenza, ma è proprio una mancanza di software aggiornati a quelle che sono le necessità di un prodotto portatile come questo. Per cui, punto numero uno, se già disponete a casa di un PC fisso, vecchio, stravecchio, chi se ne frega, basta che lo avete, ci sta, acquistate tranquillamente un iPad o un tablet. Ma se a casa vostra non disponete di nessun tipo di computer, investite su qualcos'altro. Non spendete i soldi subito su un iPad, perché vi ritroverete, di nuovo, ad oggi, con alcuni software che non sono totalmente compatibili con iPad e che quindi
vi intralceranno il vostro workflow quotidiano, il vostro studio o il vostro lavoro. Quindi mi raccomando, state attenti a questo. Per cui prima il PC, anche vecchissimo, chi se ne frega, basta che vi sia utile per quella volta lì che vi serve, per esempio fare gli esami come nel mio caso, e poi utilizzate l'iPad. Ma al di là delle limitazioni che vi ho appena accennato, per tutto il resto iPad è fantastico. Appunto perché diciamo che i problemi di cui vi ho parlato ora non sono dipendenti direttamente da iPad o da Apple, ma bensì da chi produce questi software, ok? E spero che prima o poi si riesca a trovare una sorta di equilibrio tra i PC e i tablet o gli iPad, ecco. E per l'appunto sia questo Pro che tutti gli altri modelli, diciamo, tra virgolette, inferiori, più economici rispetto a questo qui, secondo me sono ottimali per uno studente, appunto perché si va tramite esso ad avere proprio un'esperienza a 360 gradi veramente positiva, soprattutto se all'iPad o iPad Pro andiamo ad associarci la Pencil. Questa è quella di seconda generazione che è compatibile solo ed esclusivamente con gli iPad Pro. Per tutti quelli, diciamo così, precedenti c'è la versione 1 che è sicuramente allo stesso modo funzionale. Ed io adoro questa combo, no, di questi due dispositivi qua, perché posso prendere appunti con un'applicazione che utilizzo che si chiama Notes Writer, che è gratuita. C'è un piccolo banner pubblicitario, però chi se ne frega. Non conosco le altre app, non le ho mai usate, nel senso che la prima che ho installato è stata questa qua, mi sono trovata così bene che ho deciso di andare avanti così. E appunto al suo interno ho tutte le cartelle delle mie varie materie, dei vari corsi che seguo, con gli appunti, tutti i riassunti dei vari manuali che ho fatto nel corso di questi mesi. Quindi davvero qui dentro ci sta praticamente tutta la mia vita universitaria. Però ecco, spero che vi sia chiaro che un dispositivo di questo tipo possa essere utile davvero a chi prende tanti appunti, diciamo così, a lezione in università o comunque a scuola, e non per chi magari deve programmare direttamente su dei, chiamiamoli così, programmi specifici, ok? Per cui prima di fare un acquisto di questo tipo, assicuratevi di quali saranno le materie o i corsi che dovrete seguire, per dire, da settembre in poi, no? Nel prossimo futuro, in modo tale che possiate valutare veramente se vi convenga di più acquistare un iPad o comunque un Mac o un PC. Basatevi sempre su quelli che sono i programmi che vi servono, perché, come avete capito dall'inizio di questo video, non c'è proprio tutto quanto su iPad. Altra piccola postilla nei suoi riguardi ha a che fare con la porta USB-C che trovate qui sotto, che sì, vi consente di integrarci ulteriori dispositivi esterni, come può essere un SSD esterno o una chiavetta, per tanto per capirci. Però sappiate che non si può utilizzare questo ingresso USB-C per collegarci, per esempio, un lettore CD. Perché parlo di lettori CD? Perché per esempio nel mio caso in università si utilizzano ancora i CD. E se avessi avuto semplicemente l'iPad e non anche un Mac, non avrei potuto ascoltare i CD che l'università mi ha fornito per quanto riguarda letture, approfondimenti e integrazione del manuale. Quindi badate bene, tenete ad occhio anche questo punto qui. Stando sempre in termini di accessori, vi consiglio un sacco questo SSD qua per l'iPad, che è da 1 TB. Veramente extra compatto, ragazzi, fantastico, che potete sfruttare per salvare magari tutti i file che vi servono e portarli sempre con voi. Io lo adoro e veramente è fantastico. Però sappiate che ad oggi con l'iPad Pro non c'è la possibilità di lavorare direttamente su questo disco, per esempio, non lo so, nella produzione di video o cose di questo tipo qua, ma si sfrutta sempre prima lo storage interno dell'iPad per poi passare eventualmente il file qua. Per cui sappiate che non si può lavorare da qui, e quindi se volete fare dei lavori belli corposi sul vostro iPad, vi suggerirei di comprare un iPad con uno storage decisamente capiente rispetto ai 64 giga che ho io. L'ho scoperto dopo. Altro accessorio molto interessante per l'iPad può essere questo hub USB-C, come potete vedere, che ha davvero una marea di porte, raga, sia dal punto di vista delle USB per tutte le chiavette classiche che utilizzano tutti, fino ad arrivare ad un ingresso SD o micro SD, che è molto comodo se magari vi piace fare un po' di foto, un po' di video con la vostra fotocamera. E poi vabbè, la condivisione HDMI, se volete condividere insomma lo schermo del vostro iPad su qualcosa di un pochettino più grande, ci sta assolutamente. Vabbè, poi è inutile che ve lo dica, chiaramente non può mancare una cover, che vado subito ad inserire di nuovo al mio iPad, che adoro perché è nel mio colore preferito, comunque nella mia tonalità di colori preferiti, che ha sempre a che fare con il blu e l'azzurro. Vi consiglio veramente un sacco di comprare questo modello qua, perché costa stra poco e mi sta durando da oltre un anno e mezzo, quindi niente affatto male. Detto questo, ragazzi, comunque ci sarebbero una marea di altre cose da dire su questo iPad Pro, sugli iPad in generale, sul confronto tra questo e MacBook, eccetera eccetera. Però ecco, cerchiamo di chiudere un attimo la questione nel migliore dei modi. Secondo il mio punto di vista, chi vuole un iPad Pro in realtà
non ne ha bisogno, ok? Anch'io che l'ho acquistato non è che ne avessi bisogno, nel senso, la sua potenza è gestibile, utilizzabile, sfruttabile esclusivamente, a mio avviso, da chi si occupa di grafica, ok? Chi si occupa di disegno, chi si occupa davvero per lavoro di questi aspetti qua, o comunque lo fa all'università. Perché al di là di questo, chiunque voglia spendere tutti questi soldi per un iPad Pro lo fa semplicemente perché vuole far vedere, come posso dire, educatamente, quanto ce l'ha moderno, ok? Ecco, ecco, e questo è anche il mio caso, perché secondo me non esiste ad oggi un iPad, ok? O un tablet anche in generale, che abbia questa estetica, che sia così moderno, ok? E ci sta, però siate consapevoli, insomma, che la cifra è quella che è e, insomma, pagate anche per questo motivo qua. Per cui, se avete soldi da bruciare, davvero, ok, compratelo, cavoli vostri. Se invece ne avete la necessità, davvero puntate a qualsiasi altro iPad inferiore dal punto di vista del budget rispetto a questo, perché otterrete lo stesso tipo di utilizzo. Appunto perché questo iPad Pro in pochissimi lo sanno sfruttare davvero. E mi ci metto anch'io, io non è che lo so sfruttare davvero appieno, perché lo uso per guardare i film, per studiare, per lavoricchiare un pochettino, guardare PDF, guardare slide, video, appunto di nuovo, quindi davvero. Se volete invece proprio l'iPad Pro, mio consiglio personale, puntate al modello, diciamo, più vecchio, quello del 2018, non quello appena uscito, che è quello che appunto qua io, perché dal punto di vista anteriore, ok, del display, siamo allo stesso livello, l'estetica è la stessa, cambiano solo le fotocamere qua dietro, che in realtà non utilizzerete mai, al di là di qualche volta magari a lezione, quando farete degli scatti alle slide, alla lavagna, queste cose qua, anche se chissà quando torneremo a lezione. Per cui, ecco, detto questo ragazzi, dal mio iPad Pro, dalla mia pensile, dalla sottoscritta è tutto. Se doveste avere qualsiasi tipo di domanda a riguardo, fatela qua sotto nei commenti, perché so che ci sono tante domande a cui dover rispondere, perché altrimenti questo video viene lunghissimo. E noi ci rivediamo prestissimo, sempre qua sul canale, e poi su Instagram ragazzi, o su Telegram, sono dappertutto. Io vi aspetto, voi non ci arrivate mai, non ci siete, che si fa? Non so. Bene, vado perché il caldo mi sta già facendo smattare. Ciao ciao!